Dopo le dimissioni del presidente Luciano D'Alfonso, si scaldano i motori in vista delle elezioni regionali, per le quali, peraltro, non si conosce ancora la data certa. Nel centrodestra il braccio di ferro tra Lega e Forza Italia sembra attenuarsi con il coordinatore leghista Giuseppe Bellachioma, che formalmente ha ammorbidito i toni nei confronti degli azzurri, pur ribadendo discontinuità e rinnovamento rispetto al passato. Toni pacati anche sulla scelta del candidato presidente, in precedenza chiesto dalla Lega in modo perentorio. Sarebbe meglio un rappresentante della Lega, ha dichiarato Bellachioma, ma a noi interessa soprattutto la condivisione del programma e il rinnovamento. L'aspirante presidente lo sceglieremo insieme, ha concluso Bellachioma. Toni morbidi anche dal capo politico della Lega Matteo Salvini, il quale in una intervista esclusiva rilasciata a TV6 ha dichiarato: la Lega correrà da solo in Abruzzo alle prossime regionali? Stiamo parlando di programmi, vogliamo cambiare pagina in Abruzzo, anche lì c'è una sinistra che ha riportato indietro questa splendida terra invece di portarla avanti. Lavoreremo con tutti quelli che ci stanno ma che non hanno voglia e tempo di parlare di poltrone, ma hanno voglia di parlare di programmi, e quindi sta agli altri del centrodestra, segnatamente a Forza Italia, decidere se guardare al PD o guardare alla Lega. Noi ci siamo e abbiamo ben chiaro dove andare. Immediata la disponibilità degli azzurri. Sono certo che con la Lega, con Fratelli d'Italia e con le liste civiche troveremo l'intesa, ha detto il coordinatore Nazario Pagano, da noi interpellato. Accolgo con piacere la rinnovata disponibilità della Lega e nelle prossime ore, al rientro dalle ferie, chiederò subito un incontro agli amici leghisti, ha aggiunto. Il candidato presidente, ha concluso Pagano, lo sceglieremo tutti insieme, senza veti e senza pregiudizi, dopo aver trovato l'intesa sul programma. Dunque l'unità del centrodestra è ora più vicina, ma il cammino è ancora lungo. Sul versante opposto, ovvero nel centro-sinistra, la candidatura al vertice della regione dell'attuale vicepresidente del CSM Giovanni Legnini appare l'unica via possibile per tentare il rilancio della coalizione. Anche qui però le difficoltà non mancano per la presenza di altri aspiranti e dal PD non escludono il ricorso alle primarie qualora Legnini non dovesse accettare la candidatura. Verosimilmente il nodo si scioglierà solo dopo il 25 settembre, quando il vicepresidente del CSM terminerà il suo mandato a Palazzo dei Marescialli. Nel Movimento 5 Stelle, infine, resta misteriosamente bloccata la votazione online degli iscritti con il sistema Rousseau per scegliere il loro candidato presidente. È probabile che qualcuno a Roma stia eliminando alcuni nominativi non graditi ai vertici del movimento. Se così fosse, una domanda sorgerebbe spontanea: così funziona la democrazia diretta?